Giorgio, ci trovavamo qui presso gli impianti dell'Academy e vedere questi ragazzi che sono ritornati a giocare a pallone, insomma è una bella cosa. Sì, ci fa piacere, anche se ancora purtroppo la situazione non si è stabilizzata, però noi abbiamo deciso di ricominciare con l'attività, chiaramente stando attenti a tutte le regole del caso, però ecco, l'obiettivo era quello di far tornare i ragazzi a giocare. Quanto riguarda la scuola calcio, sono ritornati tutti oppure hai iniziato per gruppi? No, la scuola calcio ha cominciato da oggi, poi pian piano dalla prossima settimana incominceranno anche gli altri gruppi. Poi invece per quanto riguarda il settore giovanile abbiamo già incominciato da una settimana abbondante con più o meno tutti i gruppi. La squadra di istruttori cosa mi puoi dire? Ma degli istruttori sono molto contento perché abbiamo confermato comunque l'ossatura di anno scorso, siamo stati contenti di questo e abbiamo aggiunto gli istruttori che secondo noi potevano fare il caso nostro sotto tutti i vari aspetti. Sulle norme sanitarie? Le norme sanitarie bisogna stare attenti molto, soprattutto noi istruttori e anche come società, perché ancora purtroppo, come già detto, la situazione non si è risolta, quindi per far continuare i ragazzi a giocare bisogna dare tutti un qualcosa in più sotto l'aspetto dell'attenzione e del rispetto Anche delle regole. perché questi ragazzi vogliono stare in campo. No, Ma poi è bello, qui si vive in aria diversa no, che ma tenerli all'Accademia. chiusi in casa è un peccato, però Certo. per far sì che loro vengano al campo a giocare, noi adulti bisogna essere intelligenti. Grazie, certo.